tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. Oggi parliamo di turismo, forse il settore che ha pagato e continua a pagare ancora oggi le maggiori conseguenze della crisi legata alla pandemia Covid-19. Lo scorso 29 aprile l'Istat ha pubblicato i primi dati dell'impatto del Covid-19 sul turismo del nostro paese per la primavera 2020, analizzando la dimensione della perdita per il periodo marzo-maggio 2020 rapportato ai dati registrati lo stesso periodo dello scorso anno. Da questo studio emerge che senza l'emergenza del Covid-19, nel trimestre marzo-maggio 2020 si sarebbero realizzate più o meno 81 milioni di presenze di turisti, pari al 18,5% del totale annuale, il 23% delle presenze annuali di stranieri, il 20,3% delle presenze annuali in strutture alberghiere. Ed ancora abbiamo perso ben 9,4 miliardi di euro, che era quanto sarebbe stata la spesa dei turisti stranieri, e in termini percentuali il 21,4% della spesa annuale dei turisti stranieri e il 16% della spesa annuale dei turisti italiani. Per quanto riguarda il nostro paese, poi c'è un peso economico non indifferente per quanto riguarda il turismo, perché il settore turistico, ricordiamo, costituisce il 13% del PIL italiano e genera ben 4,2 milioni di occupati nel settore fra stagionali e a tempo pieno. Oggi abbiamo ospite di Ok Italia Parliamone, proprio per parlare di questo tema di turismo, il presidente di ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, Giorgio Palmucci. Buongiorno Palmucci. Buongiorno a lei. Palmucci, secondo le stime pubblicate poco tempo fa da Confcommercio e Confturismo, per quanto riguarda l'Italia già i dati di maggio, ma loro presumono che anche quelli attesi per giugno non saranno difformi, quindi dicevamo i dati di maggio indicano che ben il 57% delle persone non avrà interesse a viaggiare, tanto la paura. Il 32% farà vacanze brevissime e weekend allungati e il 21% subordina invece l'inizio delle vacanze alla fine dell'emergenza e del rischio contagio. Ma dato ancora più critico, secondo me, è che il 15% non ha le disponibilità economiche per poter pensare alla vacanza. Come sarà il turismo dopo la crisi Covid-19? È una domanda facile. La situazione è una situazione decisamente molto complessa. Per la prima volta ci troviamo a dover affrontare una situazione straordinaria a livello mondiale, per cui il turismo ha sì vissuto nel passato altri episodi estremamente pesanti che andavano dalle Torri Gemelle alle guerre dei Balcani, piuttosto che le guerre in Iraq, piuttosto che gli tsunami, ma un evento mondiale come quello che stiamo vivendo è sicuramente un evento unico nella nostra storia, almeno post seconda guerra mondiale. Per cui il blocco totale di qualsiasi attività turistica a partire dalla fine del mese di febbraio ha portato a quei risultati che lei ha giustamente evidenziato e che portano ad essere ovviamente molto prudenti per quanto riguarda i mesi a venire. Infatti soltanto dal 3 giugno, come lei sa, si sono riaperte almeno la possibilità di spostarsi al di fuori della propria regione di residenza, ma ancora non si hanno idee o precise per quanto riguarda la riapertura dei confini, almeno con i paesi dell'area Schengen o dell'Unione Europea in generale. E quindi, considerando che noi in Italia abbiamo circa un 50% di presenze straniere, un 50% di presenze di vacanze degli italiani in Italia, l'unica possibilità è quella di poter recuperare una parte di quello che è stato perso attraverso il turismo domestico, quindi attraverso un turismo di prossimità, attraverso un turismo che sicuramente sarà un turismo con una durata dei soggiorni più bassa rispetto al passato, anche perché comunque sappiamo che quello che sta avvenendo ha un effetto anche importante su quelle che sono le tasche dei consumatori, quindi dei viaggiatori. Quindi gli effetti economici di questa pandemia portano anche a considerare che il turismo è comunque un di più rispetto a quella che è la spesa familiare quotidiana. Non è un primario. Quindi, non è un...
Ma infatti, proprio parlavamo della spesa del turismo italiano, lo stesso decreto rilancio ha previsto un ventaglio di misure e bonus proprio a sostegno del turismo italiano e sono stati stanziati circa 4 miliardi di euro per il sostegno del comparto turistico. Fra i pilastri dell'ecosistema turismo nel decreto viene istituito il tanto decantato bonus vacanza 2020 e anche l'istituzione di un fondo per il turismo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, dotazione che potrà essere incrementata anche di ulteriori 100 milioni a valere su quota delle risorse già stanziate per il Fondo di Sviluppo e Coesione per il 2021 per sostenere le imprese del settore. Di cosa si tratta? Cosa deve fare questo Fondo del Turismo? Ma diciamo che sono appunto due misure che sono all'interno di questo decreto rilancio che è in fase di analisi alle Camere in maniera... questo decreto rilancio che proprio dopo il decreto Cura Italia, il decreto liquidità, dovrebbe dare un'ulteriore spinta a riprendere quella che è una vita più normale e poter ripensare quindi la ripresa anche delle aziende, delle imprese che operano nel settore e che hanno subito dei danni enormi dal lockdown. Quindi cioè, diciamo che c'è da una parte, come lei ha detto, il buono vacanze, che semmai dopo posso meglio esplicitare. E poi c'è questo fondo. Il fondo è stato creato quindi da parte del MIBACT, quindi del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, è una partecipazione ad un fondo che quindi avrà sicuramente delle disponibilità molto più elevate anche attraverso Cassa Depositi e Prestiti, proprio per sostenere quelle che sono delle imprese che entrano e che sono entrate in crisi per effetto del Covid e per evitare che appunto ci siano delle operazioni non soltanto da parte della malavita, come è stato indicato anche dal ministro Lamorgese, ma anche da parte dei investitori aggressivi internazionali che potrebbero quindi entrare con maggiore facilità sul mercato italiano, considerando appunto che il settore alberghiero italiano è un settore che rappresenta circa 34.000 alberghi in Italia. E quindi con la difficoltà che non sono legate soltanto alla liquidità, ma sono legate anche proprio alla redditività di quest'anno e sicuramente anche del prossimo, ci può essere la possibilità di aggressioni da parte di investitori che potrebbero portare a far vendere gli alberghi italiani anche a delle cifre molto molto basse per effetto della speculazione. E quindi in questa maniera, attraverso questo fondo, ci potrà essere un supporto da parte quindi di Cassa Depositi dello Stato proprio per evitare questa fuga di capitali, cioè questa fuga di alberghi, di proprietari che si troverebbero quindi costretti a vendere vista la difficoltà nella quale si trovano. Quindi parliamo di un fondo di garanzia un po' tipico quello normale che dovrebbe essere gestito anche qui in questo caso dal credito sportivo, giusto come per la cultura? Adesso credo che tutto dipenderà molto da quelle che sarà la versione definitiva a seguito degli emendamenti, a seguito delle discussioni che ci saranno alle Camere. Quindi non sono in grado di dire quale sarà alla fine il modello esatto che verrà seguito. La cosa in questo caso da considerare è comunque qual è l'obiettivo. Quindi l'obiettivo è quello. Dopodiché come verrà messo a regime, con quali tipo di regole e di processi, lo vedremo nelle prossime settimane. Molto bene. Sempre nel decreto rilancio poi è stato previsto anche un secondo fondo, il Fondo per la promozione del turismo in Italia, che è mirato al rilancio dei flussi turistici e per il quale è stata data una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Si parla che da questo fondo dovranno essere anche trovate le risorse per erogare il bonus vacanze da 500 euro, che ricordiamo è diretto a famiglie con redditi medio-bassi per trascorrere le vacanze in strutture ricettive sul territorio nazionale. In che altro modo potrà essere utilizzato proprio per la promozione del turismo in Italia? Quello che è certo è che al di là di quella che è la dotazione di Enit, che ha come compito proprio quello di promuovere il turismo del nostro paese all'estero ma anche in Italia, e come lei sa il titolo quinto della Costituzione affida alle regioni quella che è la gestione, il turismo è affidato alle regioni, quindi attraverso questo ulteriore fondo si vuole dare un ulteriore stimolo, un'ulteriore iniezione di liquidità che possa essere utilizzata soprattutto per promuovere l'Italia e gli italiani. Quindi in modo particolare nel corso del 2020, quindi cercare di fare in maniera tale che gli italiani, lei sa che
una buona parte di italiani comunque andavano in vacanza e sono sempre andati in vacanza anche all'estero. La bilancia turistica italiana nel 2019 si è chiusa con un saldo positivo di circa 17 miliardi, che sono dati da 47 miliardi spesi dagli stranieri in Italia al netto di 27-28 che sono stati spesi dagli italiani all'estero. Quindi si suppone e si può ben supporre che, come non ci saranno tantissimi stranieri, almeno nel corso dell'estate, che potranno venire in Italia anche per effetto delle misure legate alla diffusione della pandemia, anche una parte di italiani sicuramente non potranno andare all'estero, non avranno la possibilità di viaggiare all'estero, e quindi noi ci auguriamo che potranno scegliere l'Italia, visto che l'Italia ha così tanto da offrire. Giustissimo. Ma per quanto riguarda le nuove tendenze della domanda turistica, penso che non sia sbagliato pensare che cambierà proprio il modo di fare le vacanze, la loro durata e anche il periodo, lo dicevamo anche in apertura della nostra intervista. Tutta l'economia del turismo quindi si svilupperà sicuramente con delle regole diverse. Cresceranno esigenze legate all'ambiente, al benessere, al sociale, all'economicità e anche alla sicurezza. Ci sarà la tendenza forse a ricercare attrattive di nicchia piuttosto che di massa. Che ruolo avrà nello specifico l'Agenzia Nazionale del Turismo per accompagnare questa trasformazione e aiutare così il nostro paese a ritornare ad essere attrattivo anche per gli stranieri? Quello che è certo è che già noi avevamo prelavorato ovviamente su un piano 2020 all'interno del nostro piano triennale, che prima ovviamente pre-Covid, ma che già puntava su una crescita a valore, quindi voler crescere non soltanto, non tanto in termini di volumi, visto che i volumi comunque erano già volumi. Nel 2018-2019 abbiamo avuto dei risultati straordinari, ma continuare a crescere, ma soprattutto a valore, quindi far crescere quelle destinazioni meno conosciute, quindi non quelle che soffrivano, che adesso non soffrono, ma che soffrivano di overtourism, e quindi far conoscere tutto il nostro territorio, perché il nostro territorio è talmente ricco, ed è talmente ricco e vario, da poter dare quindi la possibilità di conoscere un paese che non è soltanto Venezia, Roma, Firenze, non è soltanto il mare, ma ci sono tante altre cose da visitare. E in secondo luogo, crescita a valore anche significa destagionalizzare, quindi non concentrare soltanto le vacanze nei periodi canonici, che ovviamente sono quelli nei quali oltretutto è più facile il rischio anche di assembramento, di sovraffollamento. Per cui quello sul quale noi abbiamo lavorato per rivedere completamente questo nostro piano 2020, che si baserà almeno nei prossimi mesi, quindi sulla promozione sia del turismo domestico, quindi italiano in Italia, sia il turismo proveniente dai paesi europei, perché per il momento è inutile puntare su una promozione a livello intercontinentale, quindi a livello sud-est asiatico piuttosto che America, piuttosto che Golfo Persico, perché lì bisogna mantenere il filo del discorso, mantenere quello che è il contatto in questi paesi, tant'è che tutti i nostri uffici sono rimasti aperti anche se in smart working, i nostri 28 uffici nel mondo. Quindi mantenere quella che è il legame e quell'aspirazione, perché come lei sa l'Italia è il paese più attraente, cioè nel senso che tutti all'estero, in qualsiasi parte del mondo, si vuole andare in vacanza in Italia, almeno fare un viaggio in Italia. E per cui a noi, come agenzia, sta proprio quello di promuovere intanto agli italiani di far conoscere l'Italia e ai paesi dell'Unione Europea di fare in modo che tornino e vengano nel nostro paese. Noi abbiamo il turismo tedesco, che come lei sa rappresenta più del 30% dei turisti stranieri in Italia. I tedeschi molto spesso conoscono il nostro paese più di quanto lo conosciamo noi, e quindi per noi è importante puntare sul turismo tedesco, sul turismo svizzero, sul turismo francese, inglese, cioè fare in modo che loro continuino a venire. E la cosa interessante che abbiamo visto, perché abbiamo prodotto nel corso di questi mesi, abbiamo prodotto quello che abbiamo chiamato un bollettino, ma che in realtà è un cruscotto di gestione della crisi, di crisis management, per poter dare agli operatori, alle regioni, dati certi e tendenze. E abbiamo visto che nell'ultimo mese e mezzo ci sono stati più di 300 milioni di visualizzazioni d'Italia su web, quindi significa che l'intera popolazione, come dire, che l'intera popolazione europea almeno una volta è andata a vedere che cosa si può fare in Italia come vacanza. Quindi da un punto di vista di vacanza, non più da un punto di vista epidemiologico.
No, quindi dopo che siamo stati considerati un po' gli untori a fine febbraio, che sembrava che fossimo noi il paese, quello che aveva importato dalla Cina il virus, nella realtà dei fatti siamo il paese che per primo aveva bloccato i voli diretti dalla Cina, ma intanto i cinesi arrivavano via Francoforte, Amsterdam, piuttosto che Dubai, piuttosto che Londra, e di conseguenza noi siamo stati visti e ci sono state anche delle misure prese da alcuni paesi, anche dell'Unione Europea, che sono decisamente opinabili e non criticabili. Mentre invece adesso si vede che c'è anche da quello che, sempre dall'analisi di quella che è il sentiment dei potenziali turisti o dei turisti che già conoscono il nostro paese nei confronti dell'Italia, abbiamo misurato più di 750.000 menzioni d'Italia tra web e social, e il 90% almeno sono tutti sentiment positivi e di desiderio di ritornare da noi. Ma come lei ha detto, dovremmo promuovere il paese riuscendo ad unire quella che è, da un lato, l'emozione di una vacanza, di un viaggio nel nostro paese, con il concetto della sicurezza, perché sarà comunque uno degli elementi chiave nella scelta di una destinazione di vacanza. Balbucci, il Covid-19 potrebbe rappresentare una svolta epocale per il settore turistico? Mi spiego meglio, può rappresentare anche una importante opportunità che potrebbe portarci la tanto agognata competitività turistica? Sapremo coglierla? Io credo proprio di sì. Io penso e sono certo, si è visto anche quello che è successo nel passato, anche recente, con degli eventi, come le ho detto, non di sicuro della portata del Covid, ma comunque negativi. Cioè, da queste situazioni il turismo è sempre uscito, ha sempre avuto una ripresa. E per quanto riguarda l'Italia, io credo che sia un'opportunità da cogliere e dire, certo, è stato un disastro, sicuramente. Nessuno si poteva aspettare una situazione come quella che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, però deve essere l'opportunità di evitare di ripartire facendo gli stessi errori che sono stati fatti nel passato. E io prendo un esempio che ho sentito dire, non è mio, ma che io trovo estremamente calzante, e io penso che ci troviamo in una situazione similare a quella che negli anni 70 si era vissuta con il vino al metanolo. Il vino al metanolo era stato, in quel momento si pensava che l'industria enologica italiana sarebbe stata distrutta, non si sarebbe mai più ripresa. Mentre invece ci è voluti degli anni, ma ora il vino italiano è considerato, se non allo stesso livello o anche di più, dei vini francesi, dei vini di altri paesi. Per cui io credo che da una situazione disastrosa, perché quella del metanolo aveva ucciso anche delle persone, figuriamoci, ma si possa ripartire, si possa ripartire evitando quello che è stato sbagliato, che aveva portato ad overtourism, aveva portato a degli effetti negativi, mentre invece il turismo dovrà essere sempre sostenibile, accessibile e innovativo. Quindi l'innovazione ci potrebbe permettere di riprenderci, sperando poi di essere più ottimisti di quanto dicono alcuni uffici studi che prevedono un ritorno solo nel 2023. Io mi auguro che già nel corso del 2021 ci sia una ripresa e che si possa raggiungere quindi dei risultati simili a quelli che abbiamo vissuto nel 2019 e 2018 prima del 2023. Sì, perché in tanti hanno elaborato i vostri dati Enit proprio dicendo che si tornerà alla normalità soltanto nel 2023. Ma forse questo però, Palmucci, diventa il momento giusto per iniziare a valorizzare, ma lo diceva già lei prima, e capitalizzare tutto ciò che abbiamo, i nostri innumerevoli attrattori che non sono soltanto i monumenti, i musei e altro, perché oltre alle grandi città d'arte ci sono anche i borghi, i parchi, il nostro cibo, le tradizioni, tutta la nostra cultura. È arrivato quindi forse il momento di abbandonare anche l'idea, che secondo me è stata un po' una palla al piede, di pensare che l'Italia si possa vendere da sola, di vivere di rendita e diventare finalmente degli investitori, dei lungimiranti imprenditori. In altre parole, diventando realmente competitivi. Sappiamo che Oltralpe i francesi riescono a promuovere un nulla facendolo diventare un qualcosa di estremamente attrattivo. Noi abbiamo delle bellezze, forse ineguagliabili in tutti gli altri paesi, che però non riusciamo, scusi il termine, a vendere nel giusto modo. E questo è il compito di Enit, cercare di promuovere bene l'immagine del nostro paese? È proprio quello l'obiettivo, cioè l'obiettivo sta proprio in quello e nel fatto che, visto che la base ce l'abbiamo, cioè su questo non c'è nessun dubbio,
visto che abbiamo 55 siti UNESCO, che non sono soltanto culturali, ma anche di naturalistico, cioè dobbiamo essere in grado proprio di vendere il nostro paese, di raccontare il nostro paese in maniera tale, non soltanto da fidelizzare quei turisti che già conoscono il nostro paese, ma di andare poi anche alla conquista di nuovi mercati. Ci sono dei mercati incredibilmente potenziali, come la Cina, e lasciamo perdere quello che è successo quest'anno, però comunque su 1.300.000.000 si capisce che la potenzialità di crescita di un turismo da questo paese è enorme. Però anche da paesi, ripeto, anche da paesi come già maturi, come gli Stati Uniti, come la stessa UK, come gli stessi paesi comunque europei, c'è la possibilità di offrire una tale varietà di turismi, una tale varietà di offerta turistica, anche rispondente quindi a delle necessità, delle aspettative che sono diverse rispetto a quelle che erano negli anni 50. Cioè noi italiani eravamo abituati a un turismo, all'epoca, a un turismo monoculturale, quindi al massimo erano gli italiani, al massimo erano i tedeschi. Quindi cioè, bisogna anche lavorare in maniera tale che l'accoglienza, la capacità di accogliere e di rispondere alle aspettative di turisti che vengono da ogni parte del mondo, si bisogna approfittare anche in questo caso, tra virgolette approfittare, ma di questo momento per rafforzare anche quella che è la qualità della nostra accoglienza, non soltanto da un punto di vista hardware, ma anche da un punto di vista della formazione dei giovani e dei meno giovani che lavorano nel settore del turismo. Perché da lì, comunque, bisogna dire quello che lei ha ricordato, che anche il numero di occupati è un numero di occupati importante ed è uno dei settori nei quali si può decisamente assorbire una gran parte di quella che è la disoccupazione giovanile. Benissimo. Prima Palmucci ci diceva che oggi inizia ad esserci una percezione positiva dell'Italia come paese COVID-free, quindi ritornano ad esserci grande interesse da parte delle persone, anche degli stranieri, per poter venire a villeggiare in Italia. E quindi si ha ben fiducia di poter sperare di recuperare quegli stimati 65 miliardi circa di perdita che dovrebbero essere stati causati dall'emergenza Covid e anche dagli strascichi che porterà ancora. Ma mi interessa sapere un'altra cosa. L'Unione Europea pare che stia mettendo in campo tutta una serie di manovre per avere un approccio coordinato al turismo con misure socio-economiche. Voi siete stati interpellati anche come Enit e se può darci qualche anticipazione su queste misure? Ma sicuramente se ne stanno occupando a livello del Ministero e il Ministero competente, ma non solo, ma anche del Ministero degli Esteri, perché giustamente anche per quelle misure che ci sono state, che non sono state di sicuro di solidarietà europea, devono essere superate. Cioè quello che a livello dell'Unione Europea comunque il turismo rappresenta il 10%, da noi rappresenta di più, però comunque il turismo è una fetta importante del PIL dell'intera Europa. E io credo che quello che si sta vedendo in questo momento, con anche il Recovery Fund, quindi con le misure che l'Unione Europea sta valutando, sta studiando, sta elaborando, una parte di queste risorse, è stato detto in maniera estremamente chiara anche dal commissario che si occupa anche del turismo in Europa, che una grossa parte dovrà essere destinata al turismo, perché è il settore che ne sta soffrendo in maniera più che assai maggiore rispetto anche ad altri settori, ed è un settore che, ripeto, avrà più necessità di più tempo per poter recuperare, proprio perché non è un bene primario. Per cui io credo che le misure europee che sono in corso di elaborazione dovrebbero dare un ulteriore sostegno alla ripresa. La seconda cosa è che ci si aspetta tutti, come è stato esplicitato anche dai nostri ministri, che non ci siano invece questi famosi accordi bilaterali, ma che ci siano invece, almeno a livello europeo, che per tutti i paesi si possa andare in vacanza evitando i 14 giorni di quarantena, perché altrimenti ciò significa cancellare completamente la possibilità di fare turismo proveniente da questi paesi. Per cui credo che su questo si sta lavorando. È vero che alcuni paesi si trovavano addirittura in condizioni peggiori delle nostre, perché lei immagini che è vero che la Croazia aveva firmato un protocollo con la Repubblica Ceca, però paesi come la Croazia e come la Grecia vivono solo di turismo straniero, non hanno turismo domestico. Noi almeno abbiamo un 50% di turismo domestico
che può compensare un minimo quella che è l'assenza dei turisti stranieri. In altri paesi questo non ce l'hanno, e per cui sono stati anche forse aggressivi, ma per evitare la catastrofe totale dei loro conti. Benissimo, Giorgio Palmucci, grazie per aver concesso questa intervista, è stato molto interessante. Seguiremo con interesse il nuovo ruolo a questo punto dell'Enit per promuovere il paese Italia nel mondo. Grazie a Palmucci e grazie ai nostri ascoltatori. Grazie a lei, grazie mille.